Arrivando qui, Fabio mi ha detto: modifica un po' la scaletta che ti sei fatto, perché sarebbe opportuno toccare soprattutto l'Italia. Quindi vado a titoli, se sono troppo lungo dimmelo. Quanti minuti ho? Una decina. Una decina? Quindi, vado a titoli, se sono confuso scusatemi, correggetemi, come disse uno più importante di noi. Allora, Movimento Socialista e Pace, noi siamo portati a pensarlo come sostanzialmente sinonimo. Nell'Ottocento non è sempre stato così, e nel 48, nella guerra franco-tedesca 1870, così non fu. È la prima e la seconda internazionale che incomincia a creare questo sinonimo. Nel 1867 il congresso della prima, per la prima volta, individua nel capitalismo e nel sistema sociale esistente le cause sociali e politiche che portano alla guerra. Nel 1870, in occasione della tremenda guerra franco-tedesca, i lavoratori dei due paesi si scambiano messaggi, alcuni parlamentari tedeschi votano contro i crediti di guerra, finiscono in carcere immediatamente. La democrazia di Bismarck era questo. Ah, beh, se non mi vedono non è una gran perdita, non è che insomma. Nel 1889 vado proprio a strappi. La fondazione della seconda internazionale fissa una identificazione tra Partito Socialista Internazionale e Movimento per la Pace, Partito della Pace. Il primo maggio, lo dice Kautsky anche nell'intervento, deve essere non solo lotta per le 8 ore quotidiane, per il lavoro, le condizioni di lavoro, ma anche per la pace. C'è una lettera che Engels nell'82 scrive a Bernstein, dicendo: la pace è lo strumento fondamentale, dobbiamo subordinare tutto a questa, perché solo attraverso la pace i lavoratori potranno progressivamente crescere e progressivamente diventare più forti. C'è un po' di positivismo, non entro nelle discussioni su Engels che tanto ci piacquero quando ero giovane moltissimo tempo fa, ma insomma c'è una concezione di questo tipo. Contemporaneamente, insomma, crescono i partiti socialisti nei singoli paesi. La questione fondamentale è che la seconda internazionale, anche nei suoi meriti, non riesce a stabilire una politica unica e complessiva, e in molti casi delega la lotta contro i militarismi dei singoli paesi, l'impegno dei singoli partiti socialisti. Ne esce molto fortemente Rosa Luxemburg, tanto per cambiare, che in numerosi scritti di questi anni lega molto fortemente il militarismo interno alla questione della espansione internazionale, della politica estera, che non è solamente politica militare, ma è anche e soprattutto politica economica. In molti suoi scritti di questi anni lei dice questo. E davanti a due grandi spinte che nella seconda internazionale ci sono: la prima, quella della nazione armata. L'esercito non deve essere l'esercito professionale militarista, ma deve essere il popolo in armi. Provate a dire a un francese, io vivo in Francia adesso, ogni tanto vado, insomma sono spesso in Francia, che la frase "che un sangue impuro abbeveri le nostre bandiere" non vi piace, il francese democratico, socialista, comunista vi dice: no, non hai capito il contesto. Valmy, 1792, le potenze che ci volevano strangolare, eccetera, eccetera. Ognuno si porta dietro le proprie storie, noi siamo pronti alla morte, io non tanto, ma insomma. Comunque, abbiamo questa roba qua, insomma. Uno, questo, il popolo in armi, quindi francese, Blanqui, la Svizzera, no? È stato parlato adesso dell'Austria, della Svizzera, eccetera. Due, la risoluzione dei grandi temi attraverso un tribunale internazionale, i trattati internazionali che superino la diplomazia segreta. Rosa dice: queste sono storie, sono favole sostanzialmente, occorre altro, occorre una forte campagna antimilitarista rivolta ai giovani, che sono le prime vittime di una politica di questo tipo. E sembra di leggere Gramsci: istruitevi,
organizzatevi, agitatevi, perché dice le questioni sono quelle, la cultura per i giovani, l'organizzazione politica e le forme di grande mobilitazione di massa, sono sempre i tre temi che tornano. Svolta del secolo, sapete che abbiamo le spade che appunto tintinnano frequentemente, la triplice alleanza 82, l'accordo franco-russo che strangola praticamente la Germania 90, fasciò da 98, l'Inghilterra e la Francia che arrivano pronte alla guerra. La guerra boera nel 99 in cui insomma inglesi ne fanno di cotte e di crude. I boxer nel 1900 in cui ci sono pagine terrificanti, c'è un razzismo anticinese in quegli anni, c'è un nazionalismo cinese molto forte ma c'è un razzismo anticinese spaventoso, c'è un'orazione che fa il Kaiser alle truppe tedesche che partono in cui dice della roba che dovrebbero essere pubblicata a caratteri cubitali per quei pochi che ancora le volessero leggere oggi, in cui richiama gli unni che uccidevano, dobbiamo fare lo stesso perché in Cina ricordino per secoli e secoli che cosa sono i tedeschi e altre faccende di questo tipo. Cioè sono gli USA che si sostituiscono alla Spagna nell'America centrale, Cuba e non solo, i Balcani, il Marocco con le due crisi 1905-1911, la Germania che sostituisce una politica di crescita economica a una politica di forte crescita militare, contrapponendosi soprattutto con la Marina all'Inghilterra che era la potenza più forte del tempo. L'internazionale è incerta davanti a questo. Al congresso di Stoccarda 1907 si presentano tre documenti, le posizioni sono tre che poi si sintetizzano in una che resterà sulla carta. I francesi che dicono davanti alla guerra occorre agire con tutti i modi, Jaurès dice questo. Hervé parla di sciopero generale, Hervé poi finirà ministro in governi di guerra pochi anni dopo. I tedeschi dicono no, occorre una grande azione parlamentare, hanno il 30% rotti di voti, quindi pensano che la loro forza parlamentare possa incidere. C'è la mozione Lenin-Martov-Rosa-Luxemburg che parte dal 1905, come la sconfitta russa nel 1905 ha portato a una sollevazione di massa in Russia che poteva mettere in discussione definitivamente lo zar, la monarchia, il capitalismo russo, eccetera, così noi dobbiamo agire in questo modo. C'è una mozione che tiene conto di questo documento che presentano i tre, Lenin, Martov e Rosa, ma che poi non lo mette in atto sostanzialmente, perché questo documento resta sostanzialmente sulla carta. Vado a titoli. Sono gli anni in cui la gente si chiede che cosa sta capitando. È successo un po' anche a noi con Genova 2001, no? C'è una modificazione nei rapporti economici, politici del mondo tale che richiederebbe un'analisi nuova. Marx ha analizzato il capitalismo, il capitale. Lenin e Rosa hanno analizzato l'imperialismo con i vari loro testi. Oggi noi che cavolo facciamo? E ci siamo arenati purtroppo, Martone, su questo, ma non è colpa solo tua o mia o di Fabio, insomma, sicuramente. Allora, 1909, Kautsky pubblica un testo di grande importanza contro la guerra. Lenin lo definirà l'ultimo testo marxista di Kautsky. Però la sua analisi dell'imperialismo si ferma ai punti centrali, cioè l'imperialismo è colonia militare, eccetera, eccetera, non tocca al lato economico. Nel 10 Hilferding pubblica un testo di grande importanza, i cui punti fondamentali saranno ripresi da Lenin nel testo di 5 anni dopo. Tra l'altro Lenin ha fatto 800 pagine di appunti su quaderni studiando i testi sull'imperialismo, eccetera, eccetera. Insomma, sono una miniera incredibile. Rosa nel 12 scrive un testo che esce, no? Lo schema è Lenin parla della caduta tendenziale, Rosa parla di sovrapproduzione, ma al di là di queste banalità cerca di uscire dai limiti che secondo lei Marx ha messo nell'analisi sua, i punti che Marx non ha sostanzialmente toccato. Lenin con una capacità cartesiana da un testo che non è solo di grande analisi teorica ma di incidenza politica incredibile, perché la capacità di sintesi che ha Lenin davanti alle grandi questioni è sempre di profondità sostanzialmente estrema. Sono gli anni delle guerre, anche qua Franco Cardini, che è un personaggio discutibile, insomma credo che nessuno di noi ami profondamente Cardini, ha scritto un testo, La Scintilla, dicendo la guerra che l'Italia fa in Libia nell'11 e nel 12 è la causa della prima guerra
mondiale, perché dimostra una tale debolezza nell'impero turco che scatena i popoli baltici, i popoli balcanici contro i turchi, e scatena poi le altre potenze che dicono: i turchi non contano più una cica, spartiamoci la torta, i russi, gli austriaci, i tedeschi, eccetera eccetera. C'è la guerra nostra, c'è la crisi del Marocco, ci sono le guerre balcaniche del 1912 e altre faccende di questo tipo. C'è la teoria dell'ultraimperialismo, che sarebbe da leggere oggi davanti ai tanti che hanno detto che anche le guerre degli scorsi anni, in fondo, eccetera. Perché abbiamo numerosi teorici, Kautsky primo fra tutti, ma anche altri, che dicono: gli interessi delle multinazionali sono oramai talmente sostanzialmente divisi, sostanzialmente unificati, che non è possibile, siccome loro appartengono a paesi diversi, che questi paesi si facciano guerra fra di loro. La FARC nel 1911, poco prima della morte, che sapete è avvenuta, suicidio, eccetera eccetera, scrive: le armi moderne sono talmente potenti e talmente perfezionate che non è possibile che si arrivi a una guerra. La potenza delle armi è tale che impedirà lo scoppio di una guerra, per la bomba atomica, quanto l'abbiamo sentito dire, e altre faccende di questo tipo. E l'Internazionale giunge quindi a questo, alla crisi del 1914, andando avanti a una sconfitta enorme. Ho tutti i passaggi che non posso farvi, ma dimostrando una impotenza, perché i documenti erano scritti sulla carta, perché non c'era un movimento sindacale sostanzialmente unitario, perché gli interessi dei singoli paesi prevalgono. Ci sono varie valutazioni che dicono che una solidarietà orizzontale, cioè quella dei singoli paesi, prevale su quella verticale di una internazionale, e che i due grandi movimenti universalistici, il socialismo e la Chiesa, le chiese cristiane, quella cattolica in particolare, rimangono sconfitte davanti a questo prevalere di elementi sostanzialmente singoli e altro. L'Italia, tagliando moltissimo, l'Italia arriva alla guerra nei primi mesi dichiarandosi neutrale, con un sollievo collettivo, perché l'Austria era un'alleata molto poco amata, almeno da gran parte degli italiani. Cadorne, convinto il 1 agosto 14 di dover andare a combattere, ma si blocca immediatamente. I nazionalisti dicono: bisogna fare la guerra alla Francia perché bisogna prendere la Corsica, Nizza e altre robe di questo tipo. Poi si fermano anche loro e rivolgono le attenzioni dall'altra parte. Si creano in Italia i due campi. C'è alle spalle di questo, a parere mio, nella sconfitta che anche qui si ha, no? Nell'ingresso dell'Italia in guerra, 600.000 morti, quello che poi questo comporta, un elemento culturale drammatico nella nostra storia. La cultura dei primi del Novecento è una cultura terrificantemente reazionaria, non so fare il paragone con l'oggi, ma ci sono credo delle somiglianze di non poco conto, in cui la teoria elitaria di Pareto e di Mosca prevale nettamente, gli elementi antidemocratici prevalgono fortemente. Ci sono degli scritti che non posso leggervi, che dicono che le masse sono imbecilli, che la Lega delle Cooperative, insomma il movimento cooperativistico eccita all'odio, all'individualismo, contro invece la necessità di lavorare per un ideale comune per la patria. I futuristi scrivono delle pagine terrificanti. C'è un fondo che scrive Papini sulla rivista L'Acerba, ottobre 1914, che è spaventoso. Parla di sangue in un modo vergognoso, incivile, indegno, insomma, eccetera. D'Annunzio svolge un ruolo enorme. Mi sono riletto il discorso di Genova IV, sono andato a Genova, andato a vedere il monumento a Garibaldi IV, che è di un brutto incredibile, mentre lo scoglio è una meraviglia. Il discorso di D'Annunzio a Genova IV, 5 maggio 15, in cui eccita la guerra contro Giolitti, eccetera, eccetera, è un discorso che è di una retorica terrificante. Sono tutti gli elementi nazionalistici peggiori. I richiami alla cultura latina e greca, c'è un richiamo al discorso della montagna che è continuo. Beati coloro che, finisce dicendo, beati i bentornanti con la vittoria perché vedranno il riso novello di Roma, che è di una stupidità terrificante, ma che suscita applausi terrificanti, con l'urla di viva Trieste. Guardate le foto di quella roba, insomma, sono spaventose anche lì, insomma. Allora, c'è questo elemento culturale profondo. C'è un'opposizione, è uscito un libro di uno storico di Bologna che si chiama Cammarano, che
analizza 50 città e analizza le varie forme di opposizione alla guerra che vi sono state. I cattolici hanno fatto questo, i socialisti hanno fatto quello, gli anarchici hanno fatto quest'altro, eccetera, eccetera. C'è lo studio di una serie enorme di iniziative di un paese che maggioranze contro la guerra, ma che non ha sostanzialmente voce, che non riesce a esprimersi. La stessa Chiesa Cattolica, va dalla prima enciclica Ad Beatissimi di Papa Benedetto XV, primo novembre 14, a una locuzione, due minuti, a una locuzione importante del luglio 15, in cui dice: da un anno c'è un massacro che ha massacrato l'Europa, piantatela. Al discorso del 1917, cessate l'inutile strage, ma molti vescovi non sono assolutamente d'accordo con questo, per cui anche nelle chiese si prega, in alcune diocesi, in altre no. Le mobilitazioni di cattolici non sono mai mobilitazioni di massa in piazza, ma sono anche relative. La chiesa francese è totalmente contraria. Clemenceau insulta il Papa come Papa tedesco. C'è un prete, di cui mi ricordo il nome, Dalmas si chiamava, che in una chiesa di Parigi dice: Santo Padre, noi non vogliamo la vostra pace, cioè rivolgendosi direttamente al Papa, che per un cattolico che crede nella infallibilità pontificia è un po' dura, insomma, ecco. Questo, insomma. Allora, c'è questa spinta. C'è un fatto che, mentre nel 1911, per esempio, le manifestazioni contro la guerra di Libia, 12, 14 la settimana rossa, ancora giugno 1914, avevano avuto un nucleo: i repubblicani, gli anarco-sindacalisti, la federazione di Parma che era a mano agli anarco-sindacalisti, De Ambris, eccetera. De Ambris scrive pagine di fuoco contro la guerra di Libia, Mussolini fa delle cose mai viste contro la guerra di Libia. Tutto questo settore, tra il 12 e il 14, si sposta in un modo terrificante sull'altro lato. Gli anarco-sindacalisti fanno il salto alla guerra, Mussolini fa il salto, ci siano o no i soldi francesi, insomma non ci importa assolutamente, rimangono socialista, come dice De Felice, ancora per qualche mese dopo questo, oppure no, insomma non sono questioni che possiamo toccare qua. Allora, insomma, c'è questo dato, quindi, insomma, tutto questo fronte che era stato al centro delle grandi spinte si muove in questo modo. I socialisti sono molto bloccati, si crea nel paese un elemento che rischia di essere, l'abbiamo conosciuto anche noi per cose di minore importanza, il nuovo contro il vecchio, insomma, sostanzialmente, no? Il vecchio che cos'è? Giolitti, sostanzialmente, la pratica parlamentare giolittiana, l'accordo sottobanco Turati e Giolitti, che ha retto fino al 1912. Il vecchio è il giochetto parlamentare, il vecchio sono i socialisti riformisti che fanno, il nuovo è la grande spinta. Io amo follemente Antonio Gramsci, tra l'altro a Genova c'è una mostra con i quaderni di Gramsci esposti, vedere le sue pagine scritte, a cominciare dalla prima, in cui fa lo schema, è una roba che ti scalda il cuore, insomma, no? L'ho vista in questi giorni, è emozionante. Gramsci scrive un articolo, Neutralità attiva ed operante, che dimostra che non ha capito. Togliatti, c'era anche nelle biografie di Togliatti, parte volontario al fronte, le biografie dicevano con un libro nello zaino, non ha capito questo. Emilio Lussu e molti altri socialisti di grande peso, Rosselli, no, partono volontari al fronte perché sono convinti dell'utilità della guerra. Perché? E la pianto, poi leggerai il resto, ti piacerà follemente, vedrai. Perché la guerra è l'elemento che può modificare sostanzialmente. Davanti a una società immobile che non si muove, l'elemento della guerra è l'elemento che può portare a un cambiamento radicale. Allora, l'interventismo di sinistra è convinto che dare le armi ai contadini, che attivizzare questo paese porterà, finita questa guerra contro gli imperi centrali, bla bla bla, a un'attività rivoluzionaria sostanzialmente successiva. La cosa dura per breve tempo, perché poi si comprende, insomma. Finisco con due cose. Mi ha chiesto Fabio in una mail: c'era un neutralismo liberale. Ho riportato nelle cose che scrivo, che vi manderò,
un discorso che Giovanni Giolitti tiene in provincia di Cuneo, nel suo collegio elettorale Dronero, il 12 ottobre 1919, non è pacifista, ma è un discorso di una razionalità e di una diciamo retorica totalmente assente che è di grande interesse. L'Italia ha sbagliato entrando in guerra, l'Italia non ha capito un cavolo, è stato un danno economico per il nostro paese perché X morti, X feriti, X spese, noi rimanendo neutrali abbiamo potuto commerciare con ambedue i lati e diventare ricchi. La guerra sarebbe dovuta durare molto di più, nessuno pensava che gli USA sarebbero entrati in guerra decidendola nel 1917. Altra cosa che non sapevo, gli anarchici hanno delle contraddizioni interne che sono terrificanti. Non solo gli anarco-sindacalisti di Ambris, Corridoni che muore in guerra e altri, ma anche l'anarchismo storico, Kropotkin, Emma Goldman, figure molto importanti, sono per la guerra, perché ce l'hanno con questa Germania militarista, addebitano l'autoritarismo di Karl Marx, prima internazionale, al fatto che fosse tedesco, ritengono che la guerra possa essere l'elemento rivoluzionario, ci sono delle pagine drammatiche, Malatesta e Borghi scrivono delle pagine drammatiche davanti a questo. La contraddizione dell'anarchismo, che anche le riviste anarchiche presentano molto poco, no? la nascondono un po' sotto il tappeto, è credo di grande interesse. Avevo un'ora da raccontarvi, l'ho fatta troppo breve, mi scuso se sono stato schematico.